Ciao, sono Massimo Varini e voglio presentarti il corso e-learning del laboratorio musicale Varini dal titolo Hore, Home Recording. Il corso Hore, Home Recording, è un corso per apprendisti fonici o aspiranti tali, per chi vuole fare il produttore o il programmatore o semplicemente per chi vuole registrare a casa in home recording con consapevolezza e certezza di buoni risultati. Il corso è un corso con una forte componente pratica. Partiremo da un metronomo, da un click, e andremo a registrare un'intera canzone utilizzando strumenti virtuali e strumenti reali, oltre alla voce. Utilizzeremo tutti gli strumenti di edit e quei processi che ci porteranno fino al missaggio e al mastering. Tutto questo lo faremo con un semplice computer portatile, una scheda e altri strumenti che sono collocabili in una fascia di prezzo accessibile. Per fare tutto questo con assoluta consapevolezza dovremo fare insieme parecchia teoria, ma non temere, avrai decine di dispense in PDF che ti aiuteranno nello studio. Partiremo dall'onda sinusoidale, al capire il suono, che cosa vuol dire, lo conosceremo e capiremo come si fa a campionare, a farlo diventare dei numeri in digitale e farlo entrare nella nostra Digital Audio Workstation. Scopriremo quindi il significato di sigle che a volte ci sono un po' così sconosciute, come bit depth, come kilohertz, come dB, come SPL, RMS. Ma poi vedremo anche invece il funzionamento dei microfoni, come vengono collegati e che cosa fa un preamplificatore, come viene collegato a una scheda audio oppure a un convertitore, quando diventa numeri digitali come viene gestito all'interno della nostra Digital Audio Workstation e come vengono utilizzati i plugin, fino ad arrivare al missaggio, e ti insegnerò un sacco di tips and tricks per migliorare la qualità del tuo prodotto audio. Concedimi ancora qualche minuto e ti elencherò tutti gli argomenti contenuti nel corso. Vedrai che mi serviranno alcuni minuti anche soltanto per leggerteli. Quindi capirai quanto è imponente questo corso, che è formato da 18 ore di video lezioni, un centinaio di pagine di PDF, che quindi sono dispense che ti resteranno per future consultazioni, decine di audio file che dovrai scaricare per fare insieme a me le esercitazioni e poi farle a casa e che andranno a formare il brano intero che poi dovrai missare e masterizzare. Tranquillo, ti seguirò passo a passo fino ad arrivare al missaggio e al mastering. Ma la cosa fondamentale è che questo corso non invecchierà nei contenuti. Non saremo legati a un software specifico. Quindi le cose che imparerai varranno anche a prescindere dal fatto di novità o nuove release che dovranno uscire nei prossimi mesi, anni o addirittura decenni. Le regole della registrazione che valevano quando ho iniziato io registrando in analogico o con i primi digitali non invecchiano. Cambieranno magari gli aspetti estetici, quelli grafici, ma non certamente gli aspetti della registrazione e del campionamento. Si andrà avanti con la potenza delle CPU e quindi magari avremo a disposizione numeri più grandi in termini di bit e di frequenza di campionamento, ma non cambieranno il modo di riprendere gli strumenti, di registrare una voce, di editare o di missare la musica. Tranquillo, avrai solide basi per il tuo futuro. Piano piano avrai sul tuo hard disk tutti gli audio files che registreremo insieme durante le video lezioni. Dopo averli scaricati utilizzerai questi audio files per fare delle esercitazioni. Imparerai quindi a usare gli equalizzatori, i compressori, expander, gate, chorus, delay, reverberi. Imparerai a utilizzare i bus e gli aux input per gestire l'audio e gli effetti in serie e in parallelo. In questo modo imparerai anche come gestire al meglio la CPU della tua Digital Audio Workstation, ma tra poco ti spiegherò nel dettaglio tutti gli argomenti di questo gigantesco corso. Il corso Hore Home Recording ha una durata di 6 mesi, è composto da 12 unit e ogni unit è composta da 4 a 10 lezioni. Le video lezioni possono essere corredate da dispense in PDF o da audio files da scaricare, oppure da entrambi. Seguirai le video lezioni con l'ausilio delle schermate del computer in sovrimpressione. Userò poi un tablet che mi aiuterà nello spiegarti graficamente alcuni processi logici. Oppure useremo diversi strumenti musicali che useremo per registrare insieme le tracce. Queste stesse tracce poi tu le potrai scaricare. Alla fine del tuo percorso didattico potrai inviarmi il tuo elaborato d'esame. Di cosa si tratta? Si tratta di inviarmi un missaggio e un mastering. Potranno essere fatti sulle tracce che hai scaricato durante il percorso oppure riregistrando lo stesso brano da solo.
Dopodiché mi servirà una tua tesina. Potrai scegliere tra tre argomentazioni d'esame dove dovrai stilare appunto in PDF questa tesi per me. Me la farai avere attraverso la piattaforma, sarà tutto molto semplice. Io avrò un po' di tempo per visionare, ascoltare e valutare tutto il tuo percorso all'interno della piattaforma e alla fine ti darò una valutazione. Questa valutazione sarà posta sull'attestato di frequenza che potrai scaricare attraverso la piattaforma del Laboratorio Musicale Varini. Vediamo ora insieme tutti i contenuti di questo corso e capirai facilmente perché sono venute fuori 18 ore di video, un centinaio di pagine in PDF e decine di audio files da scaricare. Iniziamo da Unit 1 e iniziamo con un piccolo preambolo sulla storia della registrazione digitale. Vedremo come si registra. Quindi con l'aiuto di un tablet ti mostrerò quali sono i dispositivi di input, di output, di processing, di storage. Farò dei disegni per aiutarti a capire. Poi utilizzando i PDF, che sono le dispense che tu puoi scaricare, salvare e stampare, metteremo appunto questi PDF in sovraimpressione e utilizzando i grafici ti spiegherò che cosa sono i bit, i kilohertz, che cos'è il campionamento, come cambia la processazione del segnale, la registrazione del segnale e poi parleremo dei formati audio, quelli compressi e quelli non compressi. Capirai che differenza passa tra una IF, un WAV, un MP3, un MP4 e sfatteremo dei miti che si sentono girare, tipo ma visto che tutto va a finire in MP3 potresti già registrare in MP3, ma tu sarai formato e capirai e saprai come rispondere a queste leggende metropolitane. In Unit 2 ci dedicheremo al MIDI, ai Virtual Instrument, al buffer e alla latenza. Scopriremo quindi che cos'è il MIDI, che cos'è la registrazione MIDI, la quantizzazione MIDI, che non è da confondere con la quantizzazione audio, la differenza tra i ticks, i sample, i frame, le differenze tra registrazioni audio e MIDI con i suoni virtuali e poi scopriremo come utilizzare il buffer al meglio, ma prima dovrò spiegarti che cos'è il buffer e quindi la latenza che esso genera. La Unit 3 è dedicata ai microfoni, ai preamplificatori e ai livelli di registrazione. Ti farò ascoltare la differenza sulla voce del microfono a condensatore e del microfono dinamico. Faremo insieme gli audio file che poi potrai scaricare per poter paragonare con attenzione in cuffia o con delle buone casse le differenze tra questi due microfoni. Faremo poi la stessa cosa su una chitarra acustica. Potrai scaricare i file e sentire la differenza della ripresa della stessa chitarra con un microfono a condensatore o con un microfono dinamico. Poi parleremo dei preamplificatori microfonici, di come funzionano e come trasformino il segnale debole di un microfono in un segnale di linea pronto per andare nell'interfaccia audio. Parleremo poi delle DI box e degli input ad alta impedenza. Ti parlerò poi delle casse e quindi tutto quello che è il monitoring, casse e cuffie. La Unit 4 è una unit decisamente affascinante. Parleremo del suono. Prima di tutto dovremo capire se sappiamo esattamente cosa sia il suono e andremo a capire come le armoniche superiori di ordine pari e dispari influenzino il suono. Parleremo quindi anche di distorsione armonica e ci faremo sempre aiutare dai PDF in sovrimpressione. Poi parleremo di un altro aspetto molto importante per un fonico, capire la fase e la controfase e anche qui dovremo demolire un pochino di leggende metropolitane. Utilizzando poi opportunamente le cose che abbiamo imparato riguardo la fase, paragoneremo i file a 24 bit 96 kHz con i file MP3 e scopriremo quanto si perda nella compressione fatta da un algoritmo all'interno di un file MP3. Poi, ancora grazie a un PDF, ti spiegherò come funzionano le connessioni bilanciate, quindi l'XLR, il famoso Canon, e il TRS, quello chiamato il jack stereo o il jack bilanciato. La Unit 5 è una unit ricchissima di argomenti anche diversi tra loro. Parleremo del mixer e del concetto del mixer, della differenza tra il mixer analogico e di come questo venga trasposto nel mixer della nostra Digital Audio Workstation. Parleremo quindi degli effetti che devono essere usati in serie o in parallelo e quindi impareremo ad utilizzare i bus come mandate e gli aux input. Una volta imparate ad utilizzare i bus, impareremo ad utilizzare il sidechain, che è una funzione importantissima che di norma è presente nei compressori e nei gate expander. Parleremo poi dell'equalizzatore.
Parleremo dell'equalizzatore parametrico, del semiparametrico e dell'equalizzatore grafico. Ascolteremo gli esempi e vedremo, come al solito, i PDF in sovraimpressione. Affronteremo poi il discorso di quei termini che spesso vengono utilizzati con poca consapevolezza. Scopriremo la differenza tra i DBU, DBDU, tra i DBSPL, tra gli RMS, capire che cosa sono queste sigle. Poi, una volta capito DBDU, DBRMS, eccetera, impareremo a utilizzare il compressore e quindi, quando parleremo di attenuazioni, potremo riferirci a dei termini che ora sappiamo cosa significhino. Ancora nella sezione dinamica impareremo ad utilizzare il gate e l'expander. Dopodiché avrai degli audio file da scaricare che ti serviranno per fare le esercitazioni. Ma prima di chiudere questa unit imparerai a fare il loopback test, che è un test molto semplice, anche se non viene suggerito frequentemente, per allineare la tua digital audio workstation col mondo esterno, capire se dove stai registrando in termini di tempo assoluto è esattamente dove stai suonando. In unit 6 cominciamo a registrare. Ti aiuterò con un setup iniziale, poi registreremo la chitarra guida. Essendo guida, utilizzeremo il jack, quindi il piezo elettrico della chitarra, e utilizzeremo l'input ad alta impedenza della nostra scheda audio. Poi passeremo al piano guida. Lo suonerò io e utilizzeremo un VST Instrument per fare questo piano guida. Verrà poi Ross ad aiutarci per cantare la voce guida di questa canzone. Utilizzeremo un microfono dinamico, il solito 57, che ci servirà per fare proprio una voce guida. Come potrai ascoltare, la canzone che ho scritto per questo corso ha nel testo dei suoni che ci serviranno per l'esercitazione. Registreremo poi la batteria guida. Sulla batteria guida mi improvviserò percussionista registrando shaker, un tamburello o cembalo, registrando un chimes e poi programmando un grooves. Come al solito, tutti gli audio file che registrerò durante le video lezioni tu li potrai scaricare e farai gli stessi esercizi che ti suggerirò, in modo da imparare ad utilizzare i plugin. La unit 7 è dedicata alla batteria. Decideremo che il nostro amico batterista non può venire a registrare e quindi quella che era la batteria guida diventerà la batteria definitiva. Quindi impareremo a registrarla su tracce separate e quindi ad utilizzare su ogni traccia i plugin che finora abbiamo studiato. Impareremo a fare pulizia con l'equalizzatore, ad utilizzare i noise gate e i compressori. Alla fine di questi processi, ovviamente, potrai scaricare tutti i file della batteria su tracce separate per fare le solite esercitazioni. La Unit 08 è dedicata al basso e al pianoforte, quindi registreremo il basso. E dopo averlo registrato, ti insegnerò come editarlo, come trattarlo col compressore per dargli maggior punch e come, grazie al bus e all'aux input, creare un amplificatore da mettergli in parallelo. Dopodiché fingeremo che, così come il batterista si è dato assente, anche il pianista lo faccia. E quindi trasformeremo il pianoforte guida che ho suonato io nel piano definitivo. Quindi imparerai a fare un export MIDI file da Pro Tools, lo importeremo su Logic, daremo un nuovo suono a questo MIDI file e quindi capirai come poter utilizzare i MIDI file, dopodiché esporteremo l'audio e lo rimporteremo nella sessione per il missaggio. In Unit 9 sono finalmente a casa, cioè suono il mio strumento, la chitarra, e quindi registreremo chitarre acustiche e chitarre elettriche. Iniziando dalle chitarre acustiche, questa volta ti mostrerò come lo registreremo col microfono a condensatore e ti spiegherò come trovare la corretta posizione davanti allo strumento. Dopo averla registrata, ti spiegherò come doppiarla per avere l'effetto stereofonico. Ovviamente avrai poi l'audio file da scaricare per fare le stesse esercitazioni. In questo caso utilizzeremo anche la distorsione armonica e avrai 4 tracce. Queste 4 tracce saranno relative a 4 esecuzioni, ma saranno 2 coppie stereo, 2 registrate con la distorsione armonica, quindi con tanto guadagno in ingresso e poca uscita sull'output, l'altra molto più pulita, con poco input sul preamp e molto output. Tu così potrai ascoltare la differenza del contenuto armonico di queste chitarre. Passeremo poi alle chitarre elettriche, che registreremo con l'amplificatore. Davanti all'amplificatore metterò 2 microfoni. E visto che avremo studiato come utilizzare i bus e gli aux input,
faremo diventare la nostra Digital Audio Workstation un bus di somma, cioè utilizzeremo due microfoni ma registreremo un'unica traccia. Dopodiché registreremo le chitarre elettriche, ma questa volta con dei plugin. E anche qui vedremo le diverse modalità operative, se registrare il suono pulito e poi utilizzare un plugin, o utilizzare il plugin in una sezione pre per poi registrare il suono finito. Come al solito poi scaricherai gli audio files. Anche la Unit 10 è una unit veramente molto succosa. Ci occuperemo di registrare le tastiere con dei VST Instrument, registrare la voce, utilizzare il sidechain in modo creativo e creare dei multi effetti dentro alla Digital Audio Workstation. Utilizzando i Virtual Instrument, mi improvviserò tastierista e registrerò per te un Hammond e un pad sulla nostra canzone. Utilizzando di nuovo un pad, ma utilizzando il sidechain, creeremo insieme una sorta di step gate che ci servirà per avere dei suoni un pochino più creativi. Allo stesso modo, su una chitarra già registrata, applicheremo un gate, e questo gate, pilotato in sidechain dalla cassa, ci creerà un suono un po' particolare. Come al solito potrai scaricare questi audio file per fare le tue esercitazioni. Ci raggiungerà di nuovo Rossella Zanasi per cantare questa volta in via definitiva la canzone. Quindi in questo caso utilizzeremo un microfono a condensatore e ti farò sentire alcuni trucchetti di trattamento della stanza. Dopo aver registrato ed editato la voce, ci dedicheremo al routing. Quindi creeremo un multi effetto all'interno della nostra Digital Audio Workstation. In Unit 11 arriveremo fino quasi alla fine del nostro missaggio. Prima di tutto ti spiegherò un po' come prepararti al mix, come organizzare le tracce, come dare i colori. Poi arriveremo ai piani sonori e inizieremo a dare un certo tipo di piano sonoro alla batteria. Creeremo una room specifica per tutta la batteria e poi un reverbero soltanto per il rullante. Ti farò vedere come automatizzare la mandata a questo reverbero per avere il reverbero sul rullante nel ritornello, ma non averlo all'interno della strofa. Poi suddivideremo tutte le tracce del nostro mix in alcuni bus, e questi bus saranno assegnati degli aux input. In questo modo gestiremo in modo diverso tutto l'audio. Ci dedicheremo poi ai piani sonori, ai reverberi, agli ambienti delle chitarre elettriche e delle chitarre acustiche. Faremo lo stesso anche per le tastiere e le percussioni. A questo punto mancherà soltanto la voce, ma la vedremo nella Unit 12. Ed eccoci quindi in Unit 12, che è la unit conclusiva del corso. Dovremo quindi inserire all'interno del mix la voce. Ti spiegherò come equalizzare e come amministrare dal punto di vista dinamico la voce perché possa sempre uscire all'interno del mix. Insieme poi creeremo tre aux input, gestite da tre bus, in cui metteremo un reverbero corto, un reverbero lungo e un delay molto lungo. Gestiremo questi reverberi con l'automazione e ti spiegherò un po' di trucchetti del mestiere. Arriveremo poi a chiudere il missaggio e ti spiegherò le diverse modalità operative. Potremo fare il full mix, ma ti mostrerò anche un'operazione che va molto di moda in questo momento, che è registrare gli stem. Arriveremo quindi al mastering, però non temere. Durante tutti questi processi io ti spiegherò sempre, diciamo, farò dei disclaimer, cioè finora in questo corso tu mi avrai visto spiegarti la teoria, suonare tutti gli strumenti tranne cantare, fare il fonico, fare il missaggio e adesso fare il mastering. Quando lavoro e faccio una cosa a livello professionale, queste funzioni sono ricoperte da professionisti diversi, ok? Quindi scelgo musicisti adatti al genere che devo registrare, scelgo fonici giusti per il genere che devo registrare, ci possono essere fonici più adatti per la fase di registrazione e fonici più adatti per la parte di missaggio. Dopodiché arrivo a scegliere in quale studio andare per il mastering. In questo caso, ipotizzando di essere a casa, per questo motivo si chiama home recording, ho fatto tutto io. Ma io stesso, quando devo fare queste cose a livello professionale per un disco, mi affido a professionisti esterni, altrimenti sarei un fenomeno se sapessi fare tutto questo a un livello eccelso, ok? Con gli anni di esperienza, sono ormai, mentre sto facendo questo corso, sono 26 anni che faccio questo, solo questo di mestiere, e quindi ho acquisito diversi skills, vengono chiamati dagli stranieri.
Bene, però ognuno di questi ruoli di norma è ricoperto da un professionista diverso. Questo è molto importante. Arrivati quindi al mastering con i nostri 6 STEM, vedremo come gestire separatamente il mastering della parte musicale da quello della voce e troveremo un compromesso per riuscire ad alzare il livello RMS, stando attenti che il picco non vada oltre al nostro 0 dB FS, e tutti questi termini avrai scoperto e avrai imparato cosa significano, però senza distruggere la dinamica del nostro brano. Ricordati quello che dicevamo, a volte utilizziamo i termini in modo sbagliato e soprattutto ogni tanto certi termini sono l'opposto dell'altro, cioè quando noi limitiamo i picchi stiamo distruggendo la dinamica. Molto spesso troveremo un modo di alzare il livello del nostro brano, e quando dico alzare il livello è il loudness, la sensazione fisica di volume e quindi l'RMS, senza andare oltre con i picchi, oltre il famoso 0 dBFS che provocherebbe della distorsione. Poi ti mostrerò come esportare i files in modo da seguire gli standard. A questo punto ti resterà solo si fa per dire, da preparare il materiale per il tuo esame, cioè dovrai rifare le registrazioni, ma se non potrai rifare le registrazioni ti basterà utilizzare i file che avrai già scaricato, fare il mixaggio, il mastering e la tesina. Troverai tutte le informazioni su come farmi avere questo materiale, perché la piattaforma è già predisposta per questo. Valuterò tutto quanto e ti farò avere la mia personale valutazione. Potrai quindi stampare l'attestato di frequenza con questa valutazione e l'attestato sarà numerato. Ciao!